Terza serata per il Festival di Sanremo, 9 milioni e mezzo di telespettatori, teatro in piedi per Tozzi e Serena Rossi e questa sera tocca ai duetti dei Big. Così, cosa sta accadendo, Margherita? Guarda, sì, questa sera ci saranno i duetti, ma prima vi voglio mostrare le immagini dei Gilet Gialli, perché come sapete Sanremo è il festival di Sanremo, è anche una platea internazionale per l'attualità. Era annunciata una delegazione dei Gilet Gialli che faranno una manifestazione pacifica, si sono trovati proprio pochi minuti fa qua in una piazza vicino all'Ariston e seguiremo naturalmente questo corteo e vi renderemo conto di quello che succede. Questa sera, come hai detto tu, duetti, 24 duetti, e un grande super ospite che è Luciano Ligabue. Ma intanto noi vi lasciamo alla serata di ieri, che è stata una serata piena di cose, quindi vi facciamo una brevissima sintesi e poi a voi la linea. Notte prima degli esami, notte di polizia. Due pianoforti e una grande canzone. Antonello Venditti e Claudio Baglioni aprono la terza serata del festival. Ad una mano che lavora piano. Raff e Umberto Tozzi riportano all'Ariston la musica degli anni Ottanta che fa ballare la platea. Come un diamante in mezzo al cuore. Serena Rossi omaggia Mia Martini. Virginia Raffaele si inceppa con il grammofono di Claudio Biso. Mamma, sarai con me, tu non sai quanto ti voglio bene. Tu che mi hai fatto una sapere, una rimbambita, che il pubblico avrà detto se la fa rimbambita vuol dire che è rimbambita. Non è che le fatte faccio. Ornella Vanoni sorprende e diverte con una gag esilarante. Fra i cantanti in gara, più votati Cristicchi, Ultimo, Mahmoudi, Rama e infine Baglioni con uno dei suoi drammi più belli. Su queste note finisce qui questa edizione.